ragazze, bentornate sul canale. Parliamo di preferiti beauty del mese di febbraio. Ho capito nell'altro video, i preferiti di gennaio, facendo appunto questo sondaggio, che fondamentalmente vi interessano i preferiti beauty. Cioè, in caso dovessi avere tanti preferiti non beauty, non magari a cadenza mensile, perché non è che tutti i mesi ho preferiti non beauty, però magari non a cadenza mensile, però ne parliamo in un video a parte. Quindi direi di cominciare subito con il make-up. Primo preferito make-up è un mascara. È un mascara che io volevo provare da tantissimo, ma in Italia non lo riuscivo a trovare. L'ho acquistato su Cult Beauty ed è un mascara di Hourglass. Non vi fate ingannare perché questa è la mini size e in realtà la full size è più grande. È dorata, non è nera. È un mascara che io ho sempre visto recensito molto bene. Ho sempre visto, quando lo applicavano, l'applicatore, ho sempre pensato, questo è un mascara che può piacermi, è una spazzola che può piacermi, e quindi l'ho acquistato in mini taglia, perché se posso scegliere di acquistare un mascara fra la full size e la mini size, io scelgo di prima proprio a Kito sempre la taglia mini. Pennello, il mio pennello preferito. Questo è il pennello che piace a me. Per i mascara vi metterò dei close up anche delle mie ciglia, perché io da quando l'ho ricevuto lo utilizzo non stop, e l'ho utilizzato almeno per tutto febbraio non stop, e in curva allunga, pettina, volumizza, fa tutto, si possono fare anche 2-3 passate. L'unico difetto che ha, e lo devo dire assolutamente perché è una pecca enorme, è che si fa fatica a struccarlo. Io lo strucco con un bifasico, assolutamente, e pur struccandolo con un bifasico io ci metto tanto, cioè faccio fatica, quindi si rimuove difficilmente. Ero quasi certa di ricomprare la full size, ma sto meditando di non farlo, perché comunque vedo che a lungo andare questa difficoltà appunto di struccaggio mi fa cadere un po' di ciglia. Quindi questa è l'unica pecca. Però potrei riprendere la mini size e utilizzarlo nelle occasioni speciali. Però ve lo volevo segnalare perché è veramente bello. Se si struccasse facilmente io non avrei più bisogno di provare nessun mascara in vita mia. Lui. Secondo prodotto è sempre un mascara, ma questa volta per le sopracciglia. Allora, io ho il tatuaggio, ho fatto la dermopigmentazione, la mia tecnica si chiama Pixel, su Instagram vi metto qua la foto. Ci sono delle cartelle in evidenza e c'è la cartella sopracciglia, quindi potete andare a vedere lì tutto, da chi sono andata, costi eccetera, sono tutti lì. Chi ha le sopracciglia tatuate sa benissimo che purtroppo il trucco le schiarisce un po'. Vuoi o non vuoi, ci va a finire comunque il fondotinta, ci va a finire la cipria, il trucco le schiarisce. Quindi non abbiamo bisogno di ricostruire la forma perché ce l'abbiamo, però appunto di ridare un po' di colore. Io ho acquistato questo di MAC. Avevo già provato lo stesso nella versione trasparente, che però avevo detto non è che mi aveva entusiasmato più di tanto. Ho voluto però provare la versione colorata, perché a me non interessa che mi tenga in fissa, che mi fissi perfettamente il pelo, mi interessa che mi ritinga le sopracciglia, e quindi l'ho preso. La mia colorazione è la dark, no, scusate, la bold brunette, quindi è la più scura. Mi piace perché ha il pennellino piccolino, quindi io riesco ad essere molto precisa e a non sporcarmi poi tutta la pelle, perché non è che ho delle sopracciglia enormi. E mi piace perché comunque me le colora, mi dura bene tutto il giorno e mi piace un sacco. Ovviamente lo uso solo quando mi trucco tutto il viso, cioè se ci sono dei giorni in cui non ho tirato su Brigitte che mi stavo scivolando, non mi trucco, non ho bisogno di andare a ripassare, insomma di colorare un po' di più le sopracciglia. Tatuaggio le sopracciglia comunque è una cosa che io rifarei altre 150.000 volte, 150.000 volte da Martina, la ragazza che me le ha fatte, e
che non ho capito perché non ho fatto prima, però appunto io non ho fatto la tecnica del microblading, quindi ho fatto una tecnica che ha riprodotto come io truccavo le sopracciglia, quindi non ho il pelo. Ok, mi è andata, grazie. Torniamo all'ultimo prodotto make-up e sono due palettine. Sono due palettine di Revolution, Makeup Revolution London. E sono famosissime queste palette perché sono le Reloaded. Abbiamo la Neutrals 2, che è questa qui, con tutte queste tonalità un po' primaverili che ho usato oggi, fatalità. E poi la Velvet Rose. Io adesso non ho capito, ma è una cosa che non ho capito. Mi sembra che siano invertiti le etichette, nel senso che a me questa sembra Velvet Rose, invece c'è scritto Neutrals 2, e questa mi sembra la Neutrals 2. Non lo so, questa cosa non l'ho capita, però a parte tutto, le trovate su Maki Beauty e tra l'altro dovrebbe essere ancora attivo il mio codice sconto del 10%, ve lo lascio comunque, se è attivo ve lo scrivo nell'info box, devo ricontrollare, non mi ricordo. Allora, sono 5, 10, 15 colori per palette, ce ne sono tantissime, hanno tutte le varianti colori che volete. La mia preferita è questa, che a questo punto noi ci imponiamo e chiamiamo Neutrals 2, perché mi rifiuto di chiamarla Velvet Rose. Quindi questa qui ha tutti i colori che mi piacciono. Apprezzo moltissimo il fatto che abbia un nero e dei colori chiari, anche dei topper glitterati, ha sia dei matte che dei satinati che dei glitter appunto. È una palette molto completa, costano meno di 10 euro l'una, e mi piacciono molto. Anche qui mi piacciono tantissimo perché comunque il pigmento è molto saturo, quindi scrivono tanto, ma tanto scrivono, tanto sfarinano. Quindi se non siete amanti degli ombretti e delle polveri che sfarinano, quindi anche solo se io tocco, cioè prendiamo un pennello a caso, però se io faccio così, ho già polvere qui e va bene, ma comunque polvere anche sulla cialda. Quindi sfarinano tantissimo, ma allo stesso tempo, per quanto sfarinano, comunque il pigmento lo prelevano. Quindi quando poi voi andate a appoggiare appunto, quindi ad applicare col pennello l'ombretto c'è, è molto saturo il colore. Ora, questa cosa sinceramente sì, può dare fastidio, ma mi dà fastidio su una palette da 40 euro in su. Non mi dà fastidio su una palette, e vale per entrambe, nel senso che tutte e due, ma io penso tutte proprio, hanno questo difetto. Non mi dà fastidio su una palette da 8 euro, non mi ricordo, 7 euro, insomma, se spendo meno di 10 euro per 15 colori, faccio meno la pignola, ok? Non ho tanti altri prodotti di make up perché ne sto provando ancora alcuni. Febbraio è un mese corto, quindi è andata così. Passiamo alla skincare. Prima combo di prodotti è una combo per la detersione. Sono due prodotti, entrambi di Jouer. Abbiamo la mousse micellare nettoyant alla peonia. Questa fa parte della stessa linea dell'acqua micellare che fatalità sto usando anche adesso perché era finita l'altra di Garnier. Mi piace, è un'acqua micellare anche quella che mi piace molto questa mousse, la trovo assolutamente delicata. È adatta a tutti i tipi di pelle, anche la pelle più sensibile. Dicono che si può utilizzare sia sul viso che sugli occhi, io la uso solo sul viso, generalmente questi prodotti tensioattivi, comunque i saponi in generale, io li evito sulla zona degli occhi. 98% di ingredienti di origine naturale e arriva, cioè nel senso, va associata a questa. Allora, questa è la Konjac Sponge. La Konjac Sponge, io mi ricordo che erano uscite di moda, erano però, vabbè, questa ha una forma a triangolo, a ovetto diciamo, mentre tutte le classiche Konjac Sponge sono tonde, stavo per fare un gesto, no, sono tonde e sono caratterizzate dal fatto di avere lo spago per tenerle appese, per farle asciugare,
perché vi stavo dicendo questa cosa, cosa vi stavo dicendo? Ah sì, che uscirono tantissimi anni fa, almeno 8, cioè già, io già 8 anni fa mi sa che le avevo già viste sul mercato, però non si capiva bene l'utilizzo. E sono delle spugne che adesso questa parte è ancora un po' umida e quindi è morbida. Questa parte, come vedete, gratta perché è appunto asciutta. Quindi quando la bagnate si gonfia, e poi una volta che appunto durante, io la uso la sera, quindi la mattina dopo la devo ribagnare perché durante la notte si è rinsecchita tutta perché si è asciugata. Sono delle spugnette di origine asiatica. Adesso io avevo, mi ero andata anche a cercare da cosa derivavano, però andate su Google, googlate, perché in questo momento mi sfugge, e sono appunto delle spugnette studiate per detergere il viso in maniera profonda. Usate quotidianamente, vanno ad avere anche un'azione di peeling e scrub molto leggero e comunque meccanico. Sono a lunga durata, nel senso che durano fino a 5 mesi, quindi dopo 5 mesi vanno sostituite. Questo sempre a seconda di quante volte la utilizzate voi. Se la usate una volta a settimana, ovviamente dura di più rispetto, non sono i 5 mesi di uno che la utilizza tutti i giorni. Vi dicevo appunto che fa questa questo effetto di peeling naturale, può essere usato sia con il detergente che senza. Se usate il detergente, usatene poco, perché questa tende a farlo a far produrre più schiuma. Comunque può essere utilizzata anche senza detergente, in origine, appunto, quando nascono. L'abbinata di queste due insieme mi sta piacendo tantissimo, perché cosa succede? La sera io appunto rimuovo tutto il trucco dagli occhi, rimuovo il grosso dell'acqua micellare, passo la mousse, prendo la mia Conjac e vado a fare questi movimenti in modo da portare via tutta la mousse, quindi togliere tutto l'eccesso di mousse e comunque anche ad avere un'azione appunto purificante, un po' più pulente. Sciacquo tutto, ciao, grazie. Dopo di quello ho introdotto questo prodotto mattina e sera. Questa è una novità di Double B ed è il tonico esfoliante. Attenzione, io ho parlato già di due lozioni esfolianti in precedenza, non hanno nulla a che vedere con questa, perché gli altri due di cui avevo parlato hanno come acido l'acido glicolico, quindi hanno l'esfoliazione data da quello. Questo è un prodotto diverso, perché abbiamo un altro acido addetto all'esfoliazione, che è l'acido mandelico. L'acido mandelico viene prodotto dalle mandorle. È in cosmetica l'acido esfoliante più dedicato in assoluto. Si fanno molti, io faccio spesso nel centro estetico in cui vado, spesso quando faccio la pulizia, la pulizia profonda che faccio almeno ogni 4 mesi, la facciamo a base appunto di acido mandelico, quindi lo conoscevo benissimo, è un prodotto che mi piace molto, ha un profumino delicatissimo e quindi è una lozione esfoliante che può essere usata per una pelle da normale a mista, a grassa, due volte al giorno, per una pelle più sensibile una volta al giorno, ma la può utilizzare anche una pelle sensibile. Non è assolutamente aggressiva, assolutamente, ma fa lo stesso effetto di qualsiasi altro tonico barra lozione sfogliante. In più è arricchita da acido ialuronico, che appunto per la parte idratante, dall'acqua attiva di melograno, che invece ha un'azione anti-age. Sono veramente contenta, lo sto usando, cioè praticamente religiosamente, vedo dei miglioramenti sulla mia pelle, perché non ho più la pelle che si incavola facilmente in questo periodo, faccio le corna, e noto anche proprio che mi sta schiarendo bene tutta la superficie. Avevo comunque delle piccole macchiette dovute a vari brufoletti che mi erano usciti, eccetera, eccetera, e sta tornando tutto. Tutto, forse, speriamo, non è detto, ma sta tornando tutto normale. In abbinata a quello, per far tornare tutto normale, sto utilizzando un siero antimacchia, un trattamento antimacchia di Darphin. Questo è il Mela Perfect ed è appunto un
è un trattamento appunto perfezionante di tutto l'incarnato. Io lo uso solo la mattina, perché la sera utilizzo un'altra cosa. E lo utilizzo la mattina seguito, attenzione, dalla crema con fattore protettivo. Non fate trattamenti mai, a parte che vabbè ho iniziato non nella stagione adatta, ma pazienza, non fate dei trattamenti schiarenti antimacchie e poi non mettete la protezione, cioè è proprio una condizione sine qua non. Trattamento antimacchia, protezione, camminano proprio di pari passo, perché altrimenti non avete risolto niente, anzi andate a creare dei danni ancora più grossi, perché appunto fotosensibilizzate la pelle. Aspettate, fotosensibilizzate la pelle e quindi siete più esposti al rischio di ulteriori macchioline. Mi sta piacendo, mi ricorda molto un prodotto che mi è piaciuto tantissimo di Clarins, che è il Mission Perfection, quel siero appunto rosa. Me lo ricorda un po' in texture, non in colore e nemmeno in profumo, però diciamo che fa un po' quell'azione lì, è un uniformante. Tra l'altro un prodotto quello meraviglioso, se siete alla ricerca di un uniformante poco aggressivo, va benissimo, ve lo consiglio, perché è un prodotto che ne ho usati tantissimi, tra l'altro, di flaconcini, quindi è un prodotto che mi è piaciuto molto. Gli ultimi due prodotti che vi consiglio questo mese sono una crema e dei patch occhi. Questa è una crema di Veleda, fa parte della linea Skin Food, che è quella verde, e questa è la mini taglia, perché l'ho presa, sì, avevo preso la mini taglia, cioè da 30 ml e da 50 ml, è a base di, adesso ve lo dico perché non mi ricordo, ah sì, camomilla calendula, ed è una crema per pelli secche, molto secche, e per zone del corpo secche, tipo gomiti, nocche delle mani, insomma tutte le zone che si screpolano un pochino. Però in caso di una pelle molto secca può essere appunto utilizzata anche sul viso. Io non ho una pelle molto secca, però ho avuto dei momenti di pelle molto molto secca e quindi l'ho usata la sera. L'ho usata quando sentivo di aver bisogno di una bomba di idratazione sul viso, e devo dire che usata in questo modo mi ha aiutato tantissimo, soprattutto in quel periodo appunto in cui mi erano usciti, avevo tutto quello sfogo. Poi è un prodotto naturale, bio, 100% certificato naturale, quindi insomma meglio di questo. Adesso che non ho più bisogno di metterla, la sto utilizzando come trattamento per cuticole, gomiti e zone secche. E devo dire che mi piace molto, la potete utilizzare anche sui piedi, però io non ve l'ho detto. E mi sta piacendo, mi è piaciuta, ed è un prodotto che ho detto lo consiglio, perché ho detto questo prodotto lo consiglio perché deduco che non tutte voi all'ascolto e alla visione siate dotate di pelle mista, ma se avete la pelle secca, dato che spesso non vi posso consigliare nulla perché non avendola, per una volta che ce l'ho, vi faccio vedere. È un prodotto molto buono, tra l'altro ne parlano sempre molto bene. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere questo mese sono questi patch. Adesso la mia autonomia sta finendo, anche perché sono stata malissimo. Mi sento, quindi chiudiamo tra poco. Finalmente li ho trovati. Sono i patch di Garnier. All'arancia e acido ialuronico, pac, sono questi qua. Allora, erano introvabili in Italia, tra l'altro poi li ho trovati e tutte mi avete scritto dove li ho trovati a Bucarest, e tutte mi avete scritto dove posso reperirli. Tra l'altro mi sembra che ci siano anche su Maki Beauty. Buonissimi ragazze, dei patch veramente buoni, sono veramente contenta. Costano pochissimo, cioè una sola applicazione, vanno tenuti 15 minuti, io l'ho tenuti ovviamente di più come faccio sempre, e sono dei patch Fede approved, davvero. Io vado matta per i patch, lo sapete, i patch contornocchi per me sono una passione, proprio una dedizione unica. E quindi li provo tutti. Questi mi sono molto 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 piaciuti, ve li consiglio in alternativa agli altri, quelli verdi che invece trovate sempre di Garnier, che però sono a mascherina. Quelli, essendo a mascherina, dovete tagliare un pezzo, almeno io devo tagliare un pezzo qua, un pezzo qua, un pezzo qua, e poi applicarli. Questi qui a patch restano comunque migliori.
Ultima cosa che vi faccio vedere, non ha attinenza, make up, eccetera, eccetera, però vi sposto con me. Oppla, lì. Vedete quello? Ho finalmente organizzato il mio make up. Non più nel cassetto, perché nel cassetto tengo le cose che sto provando, insomma, c'avevo troppe cose e non ci sarà più niente in questo cassetto, e quindi ho deciso di organizzare il make up così. Ho trovato tutto su Amazon, vi metto i link nell'info box, nella descrizione, quindi potete andare a vedere. Io adesso, e ve lo faccio vedere da vicino. Vedete, questi sono tutti i cassettini e io ho diviso appunto tutto il make up che utilizzo tutti i giorni, cose che sto provando, occhi, basi varie. Quindi qui ho le cose di cui sono certa, appunto che voglio che siano lì. E poi sopra andava questo pezzo qui, che io però ho spostato perché appunto non mi piaceva lì sopra. C'è un po' di polvere, vabbè, non vi formalizzate. E qui metto appunto tutte le altre cose che non ci stavano, comunque cose sempre che sto provando, cose che uso tutti i giorni, le matite, eccetera eccetera. Quindi mi piacciono un sacco. Bene ragazze, abbiamo finito con i miei preferiti beauty di questo scarsi un po' in make up, però succulenti in skincare. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.